Tra 10 minuti la scommessa tra noi e Mr. Fox scadrà e potremo incassare la segna di 20.000 sterline. L'ultima possibilità per arrivare da New York era il piroscafo. Era il piroscafo arrivato ieri a Liverpool, ma nell'elenco dei passeggeri non figura il nome di Phileas Fogg. Aspettiamo, non ci pronunciamo. Il nostro Fogg è un agente per il primo ordine. La sua precisione è in tutto ben nota. Intanto dobbiamo dargli atto che è una persona onesta. Non era lui il ladro del corpo alla banca di Inghilterra. L'hai riabilitato come socio del club a tutti gli effetti. Sono le 8, 44 minuti e 55 secondi. Mancano solo 5 secondi. Eccomi signori, sono in anticipo di 4 secondi. Ora Passepartout, mi volete spiegare quali errori di calcolo ho commesso? Vi siete sbagliati di un giorno perché abbiamo viaggiato verso est. Andavamo incontro al sole. Di conseguenza le giornate diminuivano per noi tante volte 4 minuti. Per quanti gradi abbiamo varcato quella direzione. Dunque, sulla circonferenza terrestre si contano 360 gradi. Questi 360 gradi moltiplicati per 4 minuti danno esattamente 24 ore, ossia la giornata in consulente guadagnata. Passepartout, siete un fortunato da nuovo scienza. Dunque, signori, ho vinto la scommessa, ma non ho guadagnato soldi, perché tutto ciò che dovete sganciare sono esattamente quello che ho speso durante il viaggio, ma ho guadagnato un tesoro ancora più grande. Ecco a voi la principessa Auda, mia prossima sposa. Ma ora che ho vinto la scommessa, vi conviene ancora sposarmi? Signor Fox, non cadeva la parte di questa domanda. Eravate rovinati e sì, ma questa ricchezza vi appartiene. Se non avessi avuto l'idea del matrimonio, Passepartout non sarebbe andato dal reverendo Wilson e non ci avrebbe avvertito dell'errore di calcolo e... Caro signor Fox. Cara Auda.